Grande distribuzione in Sardegna, continuano le storie, anche le polemiche legate agli orari di lavoro, ai giorni di lavoro con poche pause e quant'altro. C'è appunto una proposta da parte dell'attuale governo, che adesso è una proposta in stand-by, di regolare praticamente la vita lavorativa per quanto concerne la domenica. E Carriera Domenica, secondo me, continua a raccontare le storie di lavoratori appunto della grande distribuzione. Emanuela, 39 anni, di Doglianova, lei lavora presso un grande centro commerciale, una catena di distribuzione. Lei attualmente quanti giorni lavora alla settimana? Io lavoro 6 giorni su 7, ho un giorno di riposo e la domenica attualmente vengo impiegata al lavoro. Quindi attualmente lei lavora anche la domenica, questo era previsto dal suo contratto iniziale. Allora, il mio contratto iniziale parlava di una deroga domenicale. La deroga, lo dice la parola stessa, dovrebbe essere un'eccezione alla regola, invece è diventata la regola. E quindi su 4 domeniche o 5 del mese mi trovo a lavorare tutte e 4 o 5. In questo momento io sono madre di un minore di età inferiore ai 3 anni e quindi dovrei non lavorarne nessuna, visto quello che dice il nostro contratto. Questo lo sanno i suoi datori di lavoro, conoscono la situazione di madre di un figlio sotto i 3 anni? Credo di sì, penso proprio di sì. Sì. Il fatto che loro non la lasciano riposare la domenica le comporta dei disagi? Allora, il disagio non è il lavorare o non lavorare la domenica. Io ci tengo a precisare che se la grande distribuzione, i negozianti tutti vogliono avere la facoltà di poter aprire quando e come vogliono, è bene che sia fatto perché è giusto, perché il mondo cambia, perché le esigenze di ognuno di noi sono diverse. La cosa importante è che in questa trasformazione non vengano meno quelli che sono i diritti fondamentali di ogni lavoratore. Ecco, quali sono i suoi diritti personali che stanno Il mio venendo diritto meno? personale è quello di poter godere una volta ogni tanto. Secondo quello che dice la legge, perché io è questo che è quello che chiedo, che sia legiferata la nostra posizione, nel senso che ci deve essere una rotazione che deve essere ferrea e osservata e soprattutto ci devono essere degli organi competenti che vigilano sull'osservanza di queste turnazioni e che tutti i lavoratori del commercio abbiano dei giorni di festivi, dei giorni domenicali. Con dei riposi. A tal proposito, la domenica, giorno festivo, giorno segnato in rosso sul calendario, lei quante ore lavora la domenica? Io lavoro 4 ore al giorno, quindi anche la domenica ne lavoro Con lo 4 ore. straordinario le viene pagato? Allora, non si parla di straordinario, ma si parla di maggiorazione. La maggiorazione domenicale prevede un aumento salariale del 30%. Questo vuol dire che un lavoratore del commercio va a lavorare la domenica per 12 euro lorde all'ora, alla giornata. In 4 ore si guadagna circa 12 euro lorde. Questo vuol dire che al mese si guadagnano intorno ai 40-45 euro lordi al mese. Per cui, scusate, ma io non ammetto che mi si dica che un lavoratore del commercio è ben lieto di lavorare la domenica perché riesce a arrotondare lo stipendio, perché così non è. Lei, in un'ultimissima battuta, si è data anche da fare a livello singolo per far valere questi suoi diritti. Allora, io sono una lavoratrice del commercio da oltre 20 anni, sono ben lieta di lavorare, è una mia scelta, lo faccio con amore e dedizione. Ultimamente sì, mi sono dovuta adoperare, grazie anche all'appoggio del mio legale, per poter vedere difesi i miei diritti. Un'ultimissima battuta, lei come vede la proposta per ora in stand-by che però tornerà presto sul tavolo di discussione dell'attuale governo, Movimento 5 Stelle in primis e Lega, della vicenda delle domeniche, insomma, cercare di diminuire
26 domeniche all'anno negozi chiusi? Io penso che non siano al centro del problema. Il problema non è quante domeniche dobbiamo aprire, ma il problema è come devono lavorare gli operatori del settore commercio. E per questo Salvini e il ministro Di Maio dovrebbero venire a parlare non con i confederati o con chi, devono venire a parlare con noi, devono venire a parlare con chi veramente tutti i giorni ci rappresenta, con chi tutti i giorni sa quali sono le nostre problematiche.